domani sera, 27 luglio, assisteremo a un'eclissi di luna totale, un momento di grande importanza dal punto di vista esoterico. Sempre quando siamo in luna piena, sappiamo che la luna amplifica e che ci aiuta anche nelle richieste che abbiamo mandato nell'universo con la luna nuova o col primo quarto. Questa luna sarà una luna in eclissi, tra l'altro la più lunga di questo secolo, e soprattutto ci apparirà con la forza del suo calore rosso. In molte discipline, in molte credenze, si pensa che la luna rossa sia una luna che porti sfortuna, probabilmente per via del suo colore. Io vorrei rassicurarvi su questo. In realtà l'eclissi porta trasformazione, porta cambiamento, porta un'interiorizzazione diversa. Difficile dire che cosa è bene e che cosa è male, perché di nuovo metterà in luce quello che magari in un primo tempo non abbiamo osservato o non eravamo pronti a vedere. La nostra sfida è quella di osservare, di stare dentro noi stessi, di connettersi con la luna per vedere che cosa può accadere, senza paura, senza preoccupazione e senza parlare di quell'orribile parola negatività così tanto abusata. Per oggi vi saluto e vi auguro buone eclissi. Ciao e ricordatevi